siccome dicono tutti che è una guerra, purtroppo sono stato in trincea e ho trovato i comandanti della mia compagnia che veramente sono dei grossi professionisti, grazie. Dall'immobilità a causa del Covid al ritorno in sella alla sua amata bicicletta. È una storia di speranza quella di Mauro che oggi ci racconta il suo lento ritorno alla normalità anche grazie alla fisioterapia. L'incubo per Mauro Arretino, 72enne, era iniziato lo scorso dicembre quando in soli 40 minuti la sua vita è cambiata. Prima la positività al Covid, poi l'abbassamento della saturazione e quindi il ricovero in terapia intensiva ed il coma farmacologico per 25 giorni. Assolutamente non mi ricordo niente. La storia l'hanno vissuta i miei familiari. Poi mi sono risvegliato, sono stato nel reparto di malattie infettive e lì mi hanno dato la svolta e di lì il mio cervello era puntato sulla riabilitazione. Il fisioterapista è una figura trasversale e l'importanza è la trasversalità di questa figura che lo accompagna dalla cura alla fase della riabilitazione. Andrea Giommoni è il fisioterapista che l'ha seguito sia nella degenza Covid che in ambulatorio ed ancora oggi continua ad essere il suo punto di riferimento. Gli abbiamo chiesto quali obiettivi avesse e lui ci ha sempre detto che voleva tornare quello di prima, a fare la sua vita autonoma, l'ha spinto l'amore per la famiglia e anche le sue passioni. La riabilitazione per Mauro continua, ma intanto la vita finalmente è ripresa. Cosa l'ha spinta a intraprendere un percorso di riabilitazione? Verrà da ridere, andare al bagno da solo, perché sembra per tutti facile quando uno si alza va al bagno, ma quando non ci può andare è una cosa. Poi i progetti che avevo fatto, tornare a casa, vedere le mie nipoti, i miei familiari. Senza di loro non sarei riuscito. Basta, non ce la faccio più. Grazie. Devi essere un esempio positivo. Su.